Intanto, buongiorno a tutti. Sì, io sono veramente emozionata: nel senso che faccio un mestiere dove parlo con le persone, però questa cosa mi getta nel panico tutte le tante volte. Allora, Alexandra mi ha detto: presentati perché non si sa mai nella vita. Eh, <ride> sono vera Bonanno, eh, lavoro per le note Capicone da vent'anni, eh, quindi da, quanto, da quando ne avevo venti. Mi occupo eh, della selezione dei vini e eh, di tutto quello che vedete intorno, cioè tutte le bottiglie che vedete intorno qui eh, sono state selezionate da me. Eh, questo è un lavoro un po'. io mi seguo, non so se per voi è un bene o un male. Però, siccome sono una abituata a gesticolare molto, eh, preferisco almeno tenere il corpo fermo, <ride> eh, perché sennò divento troppo dinamica e soffro. Devo essere sincera. Non so come siete lì organizzati. Se qualcuno si vuole spostare, io non mordo ancora, mm -hmm. perché non sono le, dopo le 19. Comincio assolutamente. Mm -hmm. Sì, ci sono 4-5 posti, quindi se volete, così io magari vi vedo, vi vedo meno <ride> o vi vedo meglio. Allora, mh, quando Alexandra mi ha chiesto di eh, partecipare a questo evento, io ero convinta nella mia testa che sarebbe stata una chiacchierata. Mentre poi, ovviamente, siccome sono secchiona, mi sono andata a vedere tutti gli altri che avevano parlato prima di me e ho visto che era un monologo. Questa cosa ovviamente mi ha gettato nello sconforto totale. Ho detto, ma che devo dire? E Alexandra che... È, è bravissima in questo, no? Perché lei eh, ha lo stesso potere che ha una bottiglia di vino. Di solito le utilizziamo entrambe, cioè siamo io e lei e una bottiglia di vino a cena. Una sera eravamo in giro insieme e mi dice, guarda Vera, ho un'idea straordinaria. E stiamo facendo delle cose meravigliose, sì, sono delle colazioni creative. Devi, devi, devi. Eravamo già tipo al secondo o al terzo bicchiere di vino, e io dico: Ma che cosa originale! Sì, favoloso, favoloso! Ovviamente, tra l'alcol, l'entusiasmo di Alexandra, il vino meraviglioso che stavamo bevendo, mi sembrò tipo naturale dire sì. Ovviamente lì sembrava tutto chiaro, e due settimane che invece mi sembra tutto completamente offuscato, diciamo. Per cui dico, sì, e lei mi dice: Guarda, ho il tema per te. Si chiama Musa, cioè possiamo noi non pensare alle Muse? Dico: No, certo, noi, Signore. Cioè, poi è, non lo so, è come una parola magica. Quando si parla di Musa, si pensa in automatico: uno alza gli occhi al cielo e dice: Ma qual è stata la mia musa ispiratrice? Chi o cosa hanno mosso dentro di me questa dimensione della creatività, dell'ispirazione? Eh, io ci ho pensato un po' eh, e fondamentalmente ho pensato di essere stata io in qualche modo la musa di me stessa, ma non nell'accezione classica del termine, eh, dove uno pensa guarda che poca modestia la signora pensando, no, ma dandogli proprio un'accezione completamente diversa. Sono andata a cercare cosa diceva la Treccani della parola musa. Perché uno dice, guarda, prima di dire qualche strafalcione di quello pericolosissimo, pensiamo effettivamente, ve lo cito giusto per così non, non fare errore. Le Muse erano le figlie di Zeus e Mnemosine, la memoria, e mh, la loro guida era Apollo. Esse rappresentavano l'ideale supremo dell'arte, intesa come verità del tutto ovvero l'eterna magnificenza del, vi, del, vi, del, vi, del divino, coloro che meditano e creano con la fantasia, considerante anche le depositarie della memoria. Ah, che si favoloso, io sono. Perché? Intanto inizialmente il loro numero cambia, quando si leggono le prime battute si scoprono che sono tre, memoria, danza, canto. Poi diventano 7, 8, alcuni citano che sono 9. Io non sapendo diciamo, che titolo dare a questo piccolo intervento, ero col mio compagno e dicevo madonna il titolo è sempre la cosa più complicata dell'universo mondo. Lui mi dice "Ma scusa, ma inventatene una". <ride> cioè hai la decima. Come la chiamiamo? E noi per... Che non ha nessun significato, ragazzi. Ah, eh? non andrà a cercare perché non esista. Almeno, penso che non esista. Io non l'ho inventato. Però fa subito dea, Cioè, ho detto: è lei. Facciamola. Per cui prendiamo e la buttiamo, diciamo, nelle. che magari non hanno fatto transitare le telefonate. E ho detto. Poi, scusa, me la invento. Lei mi chiede di fare una creativa morning, cioè più creativa di inventarsi una dea, che cosa dovevamo fare? Cioè Pensavo che fosse diciamo, il passaggio obbligato. In più, quando eh, ovviamente ho letto che erano le depositarie della memoria, ho detto: sono vero io, nel senso che io ho costruito tutta la mia carriera sulla memoria. Perché il vino non è altro eh, che eh, raccogliere. Eh, percezioni, sensazioni, luoghi, persone, portarle dentro di te e cercarle poi di trasferire alla persona che entra all'enoteca. Perché è sempre molto complicato eh, diciamo, vendere una bottiglia, cioè tu arrivi qui, vedi, sei affascinato magari dall'etichetta, però non, non sai la storia, non sai cosa c'è dietro tutto questo. E quindi io in qualche modo sono il tramite di questa unione tra la persona che arriva e la bottiglia di vino. Ovviamente io non faccio altro che bere, aprire, stappare, viaggiare, partire, parlare. Eh, I luoghi sono, secondo me, fonte sempre di grande ispirazione, un po' come, come, come le persone. Quindi mh, mi piace pensare eh, sempre che possiamo costruire... Una, una sorta di, di storia, di trama. E dare in qualche modo quando racconti e dici guarda questo è fatto eh, nella landa desolata oppure ha l'alberello eh, piccolo abbarbicato sulla montagna in qualche modo voi vi possiate sentire quasi in quel luogo eh, e dico sempre io e se tira troppo vento magari alzarsi anche il bavero della, della, della giacca, no? Cioè la forza deve essere non solo quella della memoria ma anche... Quella un po' della suggestione. E come crearla questa suggestione tutte le volte? Io faccio un po' lo stesso ragionamento che, eh, che tengo durante le mie lezioni. Perché io organizzo dei, delle piccole degustazioni, dico io, per gente un po' fuori di testa, per gente un po' naif, ecco. Per persone che non sono, intanto, eh, che non hanno nessun preconcetto, e che quindi sono libere, sono senza rete, hanno la possibilità. In qualche modo di lasciarsi andare. Eh, perché le, fondamentalmente la degustazione è un po' come la, la mattinata creativa, cioè è un momento per stare insieme, per generare comunque una comunità e a volte per parlare anche di cose che non sono per forza legate al vino. Io poi, ovviamente, utilizzo lo strumento che mi è più facile, quindi il vino per raccontarlo, però fondamentalmente ci so, parliamo di un sacco di cose quando si organizza una degustazione, si parla delle, delle differenze tra le persone, dello straniero, abbiamo parlato eh, di, di, di quello proprio, del, del fatto di come ci si sente a volte mh, lontani da un discorso quando invece poi si può affrontare comunque. La degustazione io la penso di solito cerco sempre di, di estranearmi in mezzo alle bottiglie, qua ovviamente mi viene facile, la mattina non è così affollata di solito l'enoteca e eh, penso sempre a come eh, posso intrecciare e far comunicare le bottiglie perché io metto in atto la regia, però poi il lavoro diciamo attoriale lo fa il vino. E questo è sicuramente, mh, diciamo, il momento creativo in qualche modo. Eh, perché tutti pensano che il vino nasce sulle bottiglie, de, cioè sullo scaffale dell'enoteca. Non è così. Eh, il vino purtroppo ha pagato negli anni uno scotto pesante, eh, che è stato quello di mh, essere molto mh, commerciale, ma allo stesso tempo modaiolo, no? Cioè adesso, se la gente non parla di vino, è out. Cioè io mi ricordo che vent'anni fa, quando ho cominciato a fare questo mestiere, quando mia, a mia madre chiedevano che lavoro facessi, eh, sentivo sempre che un po' balbettava e diceva: Ma la mia figlia grande insegna la piccola lavora in un'enoteca. Cioè, sembrava tipo una cosa fuori dal mondo un po'. Invece. Ora, se non parli di vino, tu vai in un posto e dici ah cosa bevo? Un bicchiere di vino, un prosecco, una bollicina, una cosa. Cioè, se non parli di vino sei un cretino, capito? Cioè, non fa chic, non fa trendy Purtroppo il vino paga questo scotto, no? Paga lo scotto di essere stato, eh, diciamo, spinto e in qualche modo anche omologato a un oggetto modaiolo. Modaiolo, sì, assolutamente. Mentre in questo momento storico ovviamente nasce anche un'altra categoria che è quella invece del vino diciamo non più modaiolo ma naturale, ormai si chiama naturale, cioè c'è questa cosa che dice ma il vino, vorrei un vino naturale, e io dico sempre ma che viene a dire? Cioè il vino è la cosa più lontana dalla, cioè, da, nasce in mezzo alla natura perché ovviamente c'è la vigna, il vino, tutto quello che volete, ma è prodotto dell'uomo, cioè è la volontà Totale dell'uomo con la condiscendenza della natura, cioè, si fa in due, non è che lo troverete appeso a un, a un filare, a un tralcio, cioè, noi siamo quelli che abbiamo deciso di fare il vino. Quindi, sicuramente dico sempre: stiamo attenti quando beviamo il vino. Intanto, perché il vino ce lo infiliamo dentro, diventa noi e noi diventiamo il suo contenitore. Quindi, sì, facciamoci delle domande, Chiediamoci dove vogliamo andare, che cosa vogliamo bere, se condividiamo quella filosofia, se condividiamo chi ci sta dietro, chi lo produce. Questo per me è sacrosanto. Sicuramente ve lo dovete chiedere perché è etico, perché è creativo, eh, perché è onesto, cioè diventa voi. Non è la borsetta, non è il pantalone, non è il jeans. C'è cioè, una cosa che vi entra dentro io oggi sono questa perché comunque ho bevuto anche bottiglie su bottiglie le, bo le bottiglie del cuore le bottiglie del dispiacere dico il vino è io dico sempre attenua le paure è un atto consolatorio eh, se sei dispiaciuta bevi se sei contenta festeggi no? <ride> quindi eh, io poi ho il mio gruppo delle cinque amiche pazze che abbiamo il giovedì delle amiche dove si beve ad esempio champagne? Perché dice: 'Una giornata di merda! Ah, champagne! Così passa tutto.' Cioè, è sicuramente una cosa importante. E quindi il fatto che sia fatto bene, che non ci siano additivi, che non ci sia una chimica, è lo stesso ragionamento che facciamo per l'alimentazione, tale e quale, non cambia niente. Però penso anche che seguire la moda sfrenata. Eh, anche della naturalità delle cose quando poi il, io dico sempre che l'epilogo eh, dice ritorniamo al vino del contadino. Ricordatevi dico che l'epilogo del vino del contadino era l'aceto. Quindi vogliamo questo? Io penso, io penso di no. Credo fermamente che ci dobbiamo chiedere chi lo fa, ci dobbiamo chiedere cosa vogliamo bere e, e soprattutto che il vino è la creatività più bella che ha fatto l'uomo perché è stato un atto d'amore grande, secondo me, e poi anche un, un momento un po' divino, in qualche modo. Quindi questa cosa delle muse ritorna anche in questo, cioè la musa è comunque pensata come una divinità, il vino è divino sia per l'aspetto la, proprio della parola di vino, perché ha una parte spirituale che è quella alcolica ma c'è anche una parte spirituale perché ovviamente va a intaccare dei meccanismi dentro la nostra anima. Spesso si parla sempre anche, quindi la memoria, il canto, io dico sempre chissà perché nell'immaginario collettivo gli ubriachi cantano. Forse perché vogliono raccontare qualcosa, no? E quindi il vino in qualche modo li aiuta perché li, magari sono troppo timidi oppure sono troppo introversi eh, e diventa in qualche modo lo strumento per arrivare agli altri. Io non l'avevo pensata come un monologo, ovviamente que questa cosa l'avevo pensata più come una chiacchierata, mi chiedevo, vedo tante facce di persone che non ho mai visto, no? E, e mi chiedevo cosa ha attratto voi. A venire qui oggi mi piacerebbe proprio capirlo, cioè, nel senso, al di là del fatto della bellezza dell'evento, eh, perché una persona che magari io non so se voi siate astemi. Io spero nessuno di voi, <ride> ma non per un discorso se astemio, oh? no, non me lo dire così a eh, tipo. No, no, questa la risolviamo. La risolvo io questa situazione. Diceva Baudelaire che a stemo ha sempre qualcosa da nascondere. E io sono, diciamo, abbastanza vicina a lui su questo concetto, perché è chiaro che il vino ti disinibisce. Quindi eh, pensate che gli artisti, diciamo, hanno sempre fatto consumo di alcol, perché la creatività in qualche modo viene sguinzagliata, no? Viene lasciata libera, viene fatta cavalcare e soprattutto viene anche giustificata se esce fuori dalle righe. Vi vedo qui, allora ho pensato, una parte saranno tipo ipercreativi, tipo per i fatti loro, non lo so, magari chi fa il giornalista, chi fa eh, lo scrittore, chi fa il maestro, quindi il proprio l'idea del racconto. Però ditemelo che fate, cioè perché voi oggi qui? Uno, uno che dice io faccio una cosa completamente diversa, però ho pensato che questa cosa del vino potesse dentro di me muovere un meccanismo. Io sono Astenia, faccio l'illustratrice, però volevo capire come il vino e la creatività, una mezza idea ce l'avevo perché, comunque, non sono sempre stata Astemia. Cominciato... Ah, sei diventata dopo! E perché? Non, 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 non ho <ride> Non posso più beh. Ah, Perché, questo mi dispiace. Ehm, cioè, L'ho l'idea, il concetto di ebbrezza, anche un po' di estasi, questa piacevolezza. Mh, però ecco, mi, mi, mi sarebbe servito, appunto, come, come diceva lei adesso. Eh, tu magari, sono vecchia, ma non fino sì, 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 sì. a questo punto. Non volevo capire bene come eh, si innesca la struttura creativa che si. Ma impostica. la struttura, io dico sempre, il vino quando lo raccontiamo a qualcuno dobbiamo fare finta che sia una persona. Cioè. Io mi fa un po' sorridere quando vedo alcune degustazioni dove la gente dice ah un senso tentore di frutta fresca e di erba bagnata e di sudore di cavallo. Vabbè, bene, <ride> dico, ci sta, l'abbiamo detto a tutti, però se vogliamo realmente essere comunicativi con l'altro e spiegare a una persona che fa appunto l'illustratrice, chi è che fa un lavoro diversissimo da questo? Dal mio, un lavoro diversissimo dal mio, insegnante? insegnante? Programmatore. Programmatore, ecco come il mio compagno, quindi lontanissimo diciamo da, da tutto e da tutti. Noi dobbiamo in qualche modo costruire un profilo. Io dico sempre: noi dobbiamo in qualche modo fare in modo che esca fuori dalla bottiglia una persona. È come quando tu descrivi una persona, il vino ha delle caratteristiche, delle peculiarità, dei difetti. Ci sono vini con cui andrete d'accordo e vini con cui non entrerete mai in sintonia. Io, ad esempio, ci sono dei vini con cui ci posso manco parlare. Perché non ce la faccio? Cioè Hanno delle caratteristiche, eh, in alcuni casi tipo lattiginose, materne, accudenti, che io non, non, non riesco a ritrovarmi. Cioè Io ho bisogno veramente del vino che mi, mi strattona, eh, a volte anche di, di quelle cose totalmente silenziose improbabili, impossibili, dei, dei lati reconditi del mondo che nessuno ha, eh, messo, ha preso in considerazione o che non ha mai ricordato nell'enologia mondiale. Certo, alcune se nessuno le ha ricordate, un motivo ci deve essere. Eh? Non, non fate di quelli tipo bevo il centesimino dell'Emilia Romagna, che è anche due palle, voglio dire. Scusate per il centesimino. Però dico... Ci sono de, dei vini che voglio dire, eh, non hanno sp degli spessori importanti. Ci sono invece dei vini che ce l'hanno, che però magari nessuno calcola particolarmente perché non, non sono di moda, eh, non fa chic, non ne parla nessuno. Sono magari complicati perché hanno tipo degli spigoli, delle acidità, sono introverse, si chiudono. Nell'istante in cui tu lo bevi, lui ti respinge. Allora dico. Le persone sono così, no? A volte ci sono delle persone super timide che non parleranno mai con nessuno se non c'è nessuno che arriva al loro fianco, le prende per mano e gli dice dimmi delle cose, no? Io ho un compagno così, io ho un compagno timidissimo che credo che se non l'avessi forzato a stare con me, lui sarebbe stato da un'altra parte. E a me succede spesso con i vini questa, questa cosa. Quindi dico sempre: il vino è un essere umano, cioè il vino è vivo, non è la Coca-Cola, cioè non è una cosa che si fa a tavolino, si miscela, tu hai una parte di zucchero, una parte di aromi. Non è, almeno il vino che intendo io, cioè il vino che in qualche modo rispecchia un luogo, un territorio. Devi poter chiudere gli occhi e trovarti immediatamente in quel posto. Se il vino ti racconta dei profumi che hai sentito in quel posto, le persone che avevi accanto, il luogo perché eri al tramonto e tu dici ma guarda sento proprio tutta la macchia mediterranea che era intorno, già ha fatto il suo, già ha vinto. Quello già è un grande vino, che non è grande perché è costoso, blasonato. Eh, io faccio, quando tengo le degustazioni le faccio tutte alla cieca. Che significa? Cioè, vendo la bottiglia invece di bendare i 14 pazzi che già sono venuti fidandosi di quello che mi farneticava in testa. Vendo la bottiglia e faccio bere eh, il vino senza che loro sappiano, in maniera tale che nessuno è condizionato da magari l'etichetta famosa, ma che si lasci proprio andare al flusso delle sensazioni. Io dico sempre, questo è un lavoro che si fa di pancia. La pancia si sostiene sia il secondo cervello, quindi se tutto si muove dal ventre, perché arriva prima di qualsiasi altra cosa, no? cioè, è già arrivato e tu non sai neanche perché. Io spesso scelgo delle combinazioni di bottiglie, delle batterie, di bottiglie e mi chiedono ma come hai fatto, perché hai pensato a questa cosa? Non lo so, io chiudo gli occhi. E dico, mi piacerebbe che bevessero questo e che sentissero questa sensazione quando bevono una bottiglia di vino. E quindi spero che tutto funzioni com'è nella mia testa e nella mia pancia. A volte è così, a volte non lo è. No? Chi, chi ha fatto qualche degustazione con me lo sa, a volte funziona, a volte meno. Però di certo la pancia è un motore forte. Poi è chiaro che ci vuole la competenza. La creatività, perché non è che puoi mettere tutto, puoi, far, puoi costruire un'impalcatura dal niente, cioè deve avere una base, deve avere un fondamento. Però è una cosa istintuale, è una cosa anche un po' primordiale. Per questo dico coltivatela la parte, diciamo, alcolica senza esagerare, ovviamente. Per chi vuole esagerare, esageri. Io sono della fazione esageriamo. Perché nella vita, diciamo, o non bevo o mi bevo tutto. Non, cioè Non ci riesco a essere moderata, ma non lo sono nella vita, capito? Cioè, no, non sono una eh, da moderazioni, cioè non, non sono il mediano, non sono la signora della mediazione, sono una da rottura, anche la rottura di palle. Perché spesso diciamo le frantumo a tutti quelli che mi stanno intorno. Però dico sempre. Sento di appartenere a questo, a questo mondo, cioè il vino è stato in qualche modo la mia linfa, il mio liquido, la mia sostanza. Provate a vederla come una figura umana, provate a vederla come un alleato e non eh, come, diciamo, il buffone di corte. Ovviamente, dico, parliamo di vino, io dico sempre, io faccio un lavoro straordinario eh, che però... È un lavoro legge non leggero, cioè mh, magico, ma non leggero. Eh, molti pensano che il vino adesso vabbè, tanto dentro c'è la bottiglia, viene il cliente, è tanto divertente. Il vino è sicuramente una cosa effimera, però eh, non è una cosa stupida, non è di certo. Ci sono persone che parlano di vino come se stessero cambiando le sorti dell'universo. Non, non sono io, cioè nel senso non è cioè il vino è una cosa molto più, eh, più immediata, è una, è una cosa seria dove girano soldi, persone che lavorano e di tutto, eh, però non è la macro, cioè economia, non è la letteratura, non è, è una branca bella che ci possiamo regalare, è un interludio nella nostra, nella nostra esistenza. Io sono fortunata, dico sempre: io sono stata una donna fortunatissima perché ho fatto della mia passione il mio lavoro. E questo, già secondo me, è super creativo. No? Io auguro a tutti di, di poter seguire con forza le proprie passioni, non avendo timore. Mai, io quando ho cominciato a fare questo mestiere, mia madre mi disse: Morirai di fame, nessuno ti aiuterà, <ride> perché io restauravo dipinti quindi vengo veramente da un'altra un parte delle, del mondo. E quando ho cominciato a fare questo, perché era la mia passione, era il mio hobby, era il mio divertimento, eh, quando è diventato il mio lavoro, la gente quando entra qua mi dice sempre signora ma lei sorride sempre a tutti. Io dico sì, sorrido sempre a tutti, perché? Dice, ma è sempre allegra? No, non sono sempre allegra, però sicuramente faccio una cosa che mi piace. Cioè la mattina mi alzo e sento che sto facendo una, la cosa giusta, la cosa giusta per me. Poi magari distruggo centinaia di persone che arrivano, però è giusta per me. E secondo me, questa è una cosa da augurarsi sempre. Poi ho scoperto che il mio nome nella lingua del mio compagno, il mio compagno è Arbrech, significava vino. Quindi eh, mi è sembrata come tipo una benedizione, quando ci siamo incontrati la prima cosa che mi ha detto è stata Vera, ma tu lo sai che il tuo nome in Arbresci significa vino? E io ho detto vabbè niente, allora sono tipo nel posto giusto, al momento giusto <ride> e sto facendo il giusto. Ovviamente io non ho la verità in mano, anche se il mio nome porta in sé la radice di questo, eh, però dico sempre... Sono felice perché ho ancora la possibilità di bermi un bicchiere di vino e di pensare che in qualche modo la creatività veramente più bella del mondo, una delle creatività più belle del mondo è stato il vino. Grazie, <ride> Grazie a tutti per la pazienza e per essere stati qui. Ovviamente vi inviterei anche a bere, ma penso che è un po', <ride> è un po prestino.